magnitudo. Chiedermi ora cos'è magnitudo è complicatissimo per me, perché stiamo ultimando la parte scenografica, ci stiamo preparando al trucco, al parrucco, quindi adesso è una corsa verso magnitudo, una corsa verso l'epicentro di me stesso e quello che vorrei esprimere durante, quello che esprimerà lo show e quello che è quello che il pubblico sentirà. Non ho voluto dare però il valore del magnitudo, perché secondo me io amerei chiamarlo magnitudo zero, perché per me è una cosa embrionale, una nascita, però il pubblico, lo spettatore potrà dire se per lui è magnitudo 9, 8, 7 a seconda della sua relazione, a seconda di quello che sentirà. Essendo che viviamo in questo paese dove l'arte viene sempre un po' a mancare e quindi a volte ci troviamo a fare dei lavori dove non sempre effettivamente facciamo quello che ci piace al 100%. Il magnitudo è questo per me, è sfruttare il mio corpo al 100%, perché è quello su cui ho lavorato da sempre e da una vita, ed è il piacere di fare l'arte. L'arte basta, senza compromessi, senza niente. Per me magnitudo è questo, l'arte. Una valigia di emozioni, ma veramente una valigia di emozioni. E mi ritrovo perfettamente in ogni stato d'animo, anche perché insomma sono degli stati d'animo che credo chiunque di noi abbia provato nella vita. Poi io sono anche un po' più grandina, i 30 le ho superate, quindi diciamo che ho avuto queste delusioni d'amore, questi dolori per perdite di persone, queste gioie per dei sogni amorosi, dei sogni lavorativi. Qualunque emozione l'ho vissuta, di rabbia, di piacere, di flirt estivo, perché diciamo anche quelli belli, insomma, non è tutto da coltellata al cuore, ecco. Al di là che sono tutti molto bravi tecnicamente, sembrano quasi più degli attori che dei ballerini. È molto ricercato lo sguardo, l'intensità. Hai lavorato anche su queste cose con grande impegno. Sì, sono uno che cerca tanti dettagli, sono uno che lavora sugli occhi, mi piace. Non è solamente il passo in sé, o il salto, il giro, o il movimento, ma mi piace capire la motivazione perché vada a quel movimento, e perché devi allungare il braccio, e perché devi guardare un attimo a sinistra e poi guardi su. Quindi è tutto estremamente collegato, messaggio, musica, strumentalizzazione della canzone, per me è un'unica cosa, quindi i dettagli fanno la differenza e quindi ho prestato tanta attenzione. Mi fate ragazzi questa posizione? Cinse! In sala io ero spazzata. Ok. E ora? Vuoi una fila? No, metti come in sala ragazzi, io non... Perdonatemi ragazzi, non mi ricordo le posizioni di tutti voi in questa parte, non lo so, non potete domandarmi oggi dove ero, mettetevi dove eravate in sala, ok, da qua, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magnitudo è un progetto di un mio grandissimo amico e quindi supportarlo per me è fantastico, è veramente un'esperienza incredibile. Perché io sono sempre stato abituato a fare un altro tipo di lavoro, quindi a teatro ho solo un'esperienza lavorativa prima di questo avuto. Una cosa che qua mi ha colpito, che è avvenuta da sola in sala prove soprattutto, però mi ha colpito in particolar modo perché diciamo sono quasi 10 anni che faccio il ballerino, diciamo professionalmente parlando, e quando andavo in scena, cioè, prima di andare in scena per le prove, ho sempre pensato che okay, Albi, devi spaccare, devi puntare a dare il meglio di te, non devi sbagliare l'energia al massimo. Invece questa volta non mi interessa proprio di questo, è la prima volta in 10 anni. Mi interessa più di arrivare emotivamente alle persone che sono qua a guardare. Inizia con questo o con l'altro? Ok, questo è 1, 2, alzi qua, 3, giù. Questo è il piede, invece sali, invece questo è il piede giù. È 1, Ciao, rimani giù. Senti, il messaggio è di un amore universale, perché tu passi da un passo a due con un uomo a uno a due con una donna come se fosse la stessa cosa, perché è la stessa cosa. Parla anche di quello, non parla solo d'amore, non è uno spettacolo, dici, ok, lo spettacolo d'amore. Credo nell'amore universale, credo nel bene, credo nelle cose giuste. È un messaggio positivo, è un messaggio per la nostra generazione, è un messaggio per le nuove generazioni di saper amare, di saper esporsi e non nascondersi magari dietro uno schermo, quindi andare oltre il social e dire le cose negli occhi e avere il coraggio di imporre i propri ideali, avere degli ideali e viaggiare, vedere le differenze e saper unire le differenze non per forza etichettarle. Quindi sì, è un messaggio ampio però molto codificato e spero appunto di poter dar forza e poter ispirare. Diciamo una famiglia, è stata una mese fantastico perché ho conosciuto delle persone nuove, e tutte simpaticissime, e ci siamo vissuti a 360 gradi in questo mese, quindi una famiglia veramente. È più difficile fisicamente o emotivamente? Entrambi. Fisicamente sì, perché è un'ora concentrata di danza e siamo solo 9, quindi siamo tutti abbastanza messi sotto pressione. E emotivamente lo stesso, perché ogni pezzo giustamente parla di una cosa diversa, ma penso che quasi tutti una volta nella vita, anche se sono abbastanza giovane, abbia vissuto una cosa, una delle emozioni che ha voluto descrivere Giordano. Oddio, vai, inizia tu. Cos'è magnitudo per noi? È un insieme di emozioni che ci colpisce praticamente lo stomaco. Qualsiasi pezzo ci dà un qualcosa. Che dici tu? No, è vero. Dicevamo giusto ieri sera con Giordano, finita la prova generale, che è un magnitudo di emozioni quello che proviamo. Quindi non vediamo l'ora di andare in scena perché abbiamo lavorato tanto e adesso insomma, siamo arrivati a trovare. Sì. Queste emozioni dobbiamo farle esplodere questa sera. In primis vivremo noi tutte queste emozioni e speriamo che arriveranno al pubblico ovviamente. Voglio partire da Angelo Vignola, lo conosco da qualche anno, credo sia un danzatore con una grande testa. Sa stare nel gruppo, è un buon consigliere e mangia tutto il giorno. Poi abbiamo Alberto Del Prete, che è stato un po' il mio acquisto tra virgolette più alla cieca, nel senso che io l'avevo sempre visto in lezioni, mi aveva sempre colpito, però non avevo mai lavorato insieme. Quindi è stata per me la scoperta più bella probabilmente di questo cast.
è tanto rispettoso, è un gran lavoratore e un gran sostenitore. Poi abbiamo Mauro Sabino, che è un po' il nostro spirulina un po' del gruppo, è dolcissimo, ha un sacco di potenziale, tanto talento, è una, penso, delle sue prime grosse esperienze, quindi la sta vivendo con quell'eccitazione, per noi è importante averlo nel cast. E poi Michele Bonaldi è un amico, lo conosco da tanto tempo, abbiamo fatto più lavori insieme e mi ha avvicinato anche in questa avventura, quindi è il perfetto partner. Poi passiamo alle donne, abbiamo Tatiana Zarrella, che è un'amica di Roma, è una bellissima ragazza, una bellissima presenza scenica, un bellissimo fisico, un bellissimo corpo, che mi è un sacco piaciuto poterlo esporre sul palco perché merita, e una danzatrice da grande impatto. E Federica Scaramella, anche con lei la conosco da un po' di anni, faccio diversi pezzi con lei sul palco, forse la persona con più interazione, e sembra che ci conosciamo da secoli, perché per me è molto semplice entrare in connessione con lei sia a livello di movimenti che a livello emotivo. È una danzatrice davvero straordinaria. Poi che abbiamo? Abbiamo Elisa Conselmo. Elisa Conselmo è un'amica nella vita, è una danzatrice che conosco tantissimo, dalla grande versatilità, e non si risparmia mai, è tanto comunicativa e siamo tanto in simbiosi sotto quel punto di vista, ci troviamo spesso a ridere o a piangere insieme. E mi manca solo una persona, Monica Ballini. Monica è un onore averla nel cast, è la donna del gruppo, ha tantissima esperienza, io stesso l'ascolto tantissimo perché da lei apprendo tanto, e si è messa in gioco come qualsiasi altro in questo show, ha messo in gioco la sua emozione e il suo vissuto, e questo è palpabile sul palco, e sono veramente onorato di averla nel cast. Innanzitutto partiamo che è uno spettacolo estremamente forte a livello coreografico per quanto mi riguarda e soprattutto a livello emotivo. Giordano mi ha contattato mesi fa per raccontarmi questa nuova avventura e io sono stata subito felice ed entusiasta di partecipare con lui e sono felice di affrontare tutto questo insieme a lui, perché prima di essere il mio coreografo in questo caso è un mio grande amico, quindi sono contenta di farne parte. È più difficile fisicamente o emotivamente? Allora, forse 2 settimane fa ti avrei detto che la difficoltà maggiore erano i passi, il fiato, la coreografia, invece ad oggi ti dico che è più complicato a livello di stomaco, forse, perché è talmente, appunto, come ho detto prima, emotivo, che questa grande emotività che ti arriva da dentro ti stanca ancora di più della coreografia in sé. Com'è lavorare con Giordano? Lavorare con Giordano, guarda, è forse il quarto lavoro che faccio insieme a lui, quindi è come lavorare in famiglia, un po' come lavorare in famiglia. Ovviamente c'è il rispetto nella sala prove di non vederlo come amico, ma di vederlo in questo caso come coreografo. Quindi c'è da parte mia, da parte della ballerina Elisa, c'è un gran rispetto, quindi è bello perché c'è un clima familiare, si ride, si scherza, quando c'è da lavorare si è concentrati al massimo, però è uno dei lavori in cui mi sento più tranquilla, appunto per questa diciamo familiarità. È un lavoro molto forte sulla femminilità, sulle donne, è un po' fare una specie di analisi, guardare la propria femminilità ballando? Sì, molti pezzi diciamo di sì, soprattutto un pezzo dello spettacolo che è il secondo, che si chiama Confident, e parla appunto della confidenza di noi stessi, parla proprio della confidenza, infatti è un pezzo di 4 donne e quindi è stato complicato, ma ora è
entrato dentro di noi, e quindi è bellissimo perché riesci a trovare delle sicurezze magari che nella vita non hai, no? Al 100%, e in quei pezzi riesci a ritrovarti un po'. Qual è l'emozione che è stata più difficile da rappresentare ballando? Allora, l'emozione più difficile forse è stato il rapporto complicato in una relazione, cioè il non riuscire ad arrivare totalmente alla felicità e alla serenità interiore. E ognuno di noi ha dei pezzi completamente diversi durante lo spettacolo, però quello è stato forse in questo caso quello che mi ha colpito di più, forse perché mi ha riportato anche a cose passate personali, e quindi lì sopra vivi tutto a 100%, forse anche di più. L'emozione più difficile da rappresentare, bella domanda. Personalmente è stata l'emozione della rap, quello ho fatto un po' più fatica a esprimere quel tipo di sentimento ballando. Non mi è mai capitato di ballare e dover esprimere rabbia, quindi è stata una bella sfida, spero di averla superata. Sì, anche io come sentimento la rabbia, ma soprattutto anche in Suspension dobbiamo essere molto radiosi, felici così, e a me viene difficile perché sono abbastanza tosto anche nei movimenti a livello anche di energia così, e sembro cattivo quando ballo perché ho tanta energia, e quindi mi è sembrato un po' più difficile entrare in quella parte lì, in quel pezzo Suspension, che è molto molto bello. A livello fisico di cose ne ho fatte pesanti, e questo anche molto pesante, e forse la metto al primo posto, però ribadisco il fatto che qua c'è tanta emotività, c'è tanto, devi tanto dare, devi proprio dare a livello emotivo, non solo a livello di passi e di energia, quindi secondo me è più difficile a livello emotivo, anche se basterebbe lasciarsi trascinare, perché è quello che sto facendo. Qual è l'emozione che è stata più difficile per te da rappresentare? Forse quella del flirt estivo, perché insomma giochicchiare così flirtare proprio, sì, con un maschietto forse non mi è mai capitato, anche perché sì, il mio attuale fidanzato mi ha colpita in spiaggia, ma in realtà è stato lui a colpire me. Io sì, no, sono un po' timidina quando mi piace una persona, sono un po' timidina, quindi quel tipo di flirt forse non ce l'ho mai avuto, però è molto divertente quel quadro, quindi l'ho preso nel divertimento e sono entrata serenamente anche in quella di sensazione. La più difficile, non da rappresentare, ma da gestire, è quella del mio solo finale, perché proprio va a scavare in un angolo buio, che è tuttora buio, e quindi, come vedi anche adesso, è un po' difficile da gestire, perché a volte prende il sopravvento e ho paura di portarla anche nel pezzo dopo. Il pezzo dopo invece è un pezzo di gruppo, di gioia, condivisione con gli amici, spensieratezza e felicità. Fondamentalmente tutta, perché non sono un tipo emotivo, nel senso, per mettermi l'emotività addosso e per dimostrare qualcosa emotivamente mi ci vuole un po' di più. Quindi fondamentalmente in tutti i pezzi per me c'è un grande sforzo su quel punto di vista, veramente grande. Giancarlo, rifacciamo sempre la stessa parte di musica, alla fine home, dal cambio di monica che si mette sul lavagno e dall'intendenza. E tra le varie emozioni qual è quella più difficile, quella che non avresti pensato di poter tirar fuori? Oddio, non lo so. Non lo so, perché per me sono tutte, nel senso, la prima mi viene in mente è la rabbia, però fondamentalmente la rabbia è quella che viene meglio forse, che tiro fuori più facilmente. Sì, poi diciamo quella un po' più, forse sì, quella da sognatore, uno dei pezzi finali di Kerr, quella lì è un po' più complicato per me tirarla fuori, però c'ho una grande parte. Allora, devo dire che la parte fisica è importante, nel senso che ci siamo veramente spaccati, i pezzi sono tutti belli, tosti, molto danzati, molto complicati. Giordano è un coreografo eccezionale, molto musicale, molto pignolo,
per cui fisicamente c'è una bella sudata in generale. Però a livello emotivo è bella tosta, ci sono dei momenti in cui facciamo fatica, essendo che i pezzi si susseguono uno dopo l'altro, facciamo fatica ad uscire da un personaggio ed entrare subito in un altro, perché magari quel pezzo ti ha lasciato un attimo, avresti bisogno di 2 secondi per respirare e per capire che ok, sei da un'altra parte, perché sei talmente coinvolto emotivamente che è difficile staccare, quindi quello è tosto. Sì, questo sì. Sei in scena tu? No, sono fuori. Vuoi stare qua e non vuoi via il tuo? No, qua, in quest'ultima discesa sì. È la discesa, mi sembra. Sì, la discesa sì, prima no che mi cambio. La salita l'abbiamo capito. Ok. Mi fate ragazzi questa posizione? Cinse. Qual è stata l'emozione con la quale hai fatto più fatica? Allora, io faccio un... Sono l'unica donna a fare un pezzo con 3 uomini, in cui ballo con Giordano, Michele e Alberto, che sono fantastici. Ed è uno dei pezzi più struggenti dello spettacolo, che è Addiction, e che parla di questa donna, di questa relazione non andata a buon fine, ma di quegli amori malati, di quegli amori dove non ci si rassegna, e quindi io faccio un po' la parte un po' struggente. Quello è il pezzo in cui mi sono dovuta calare in una parte che penso che tutti abbiamo vissuto o che tutti avranno l'opportunità di vivere. Una parte è un momento di crescita, ma è stata veramente un lavoro, è stato un lavoro psicologico. Aspetto questa sera, stasera debutteremo e voglio vedere come sarò emotivamente dopo. Per me è la più bella esperienza della mia vita. Ho 27 anni, in assoluto la più bella, ho avuto anche altre esperienze, magari con più budget o sicuramente con più soldi di guadagno, sicuramente con magari più gente, però si è creata una famiglia in queste 4 settimane e non è un luogo comune, perché si può parlare di famiglia, sì, però la famiglia è quella che dove c'è amore, la famiglia è quella dove uno si supporta o litiga, però c'è un confronto diretto e questo è stato tra noi. Mi mancheranno tantissimo, ma Magnitudo non finirà qua. No, questo è solo l'inizio. Senti, per chiudere, possiamo dire che è tuo primo figlio. Mm-hmm. Meno di 9 mesi ci hai messo, è stato più rapido. Sì, è stato velocissimo. È il mio primo baby e spero un giorno di essere papà. E spero che appunto abbia un futuro questo show. Per me appunto è un Magnitudo e lo dico, sottolineo che è 0, perché deve essere soltanto l'inizio e sarà una grande serata e la sentirò sotto pelle, sto tremando, quindi non vedo l'ora. Gio, ti voglio bene e ti ringrazio per questo progetto, perché è veramente fantastico e sei stato fortissimo, perché hai creato tutto dal niente e bravo, proprio bravo. I'm